Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo a mettere alcuni punti essenziali, imprescindibili, prima di parlare di pressioni sonore e di volumi di ascolto in un impianto hi-fi. Allora, in primis l'ambiente, cosa primaria, lo dico sempre a sfinimento in quasi tutti i video. Un ambiente non trattato adeguatamente ci farà perdere tutti i nostri punti di riferimento. Avremo così tante riflessioni che non sarà possibile sfruttare qualsiasi tipo di amplificazione. L'unico controllo che avremo sarà il potenziometro del volume. Quando l'ambiente satura, significa che la pressione sonora è sovraddosata e quindi non ci rimane appunto che agire sul volume. Il trattamento acustico ci farà conoscere intanto meglio il nostro impianto e ci farà superare questo fastidioso problema. Trattamento che va eseguito avendo alcune nozioni basilari di come intervenire nel nostro ambiente. Intervenire anche minimamente, questo è importantissimo, è fondamentale. Questo serve a far salire il livello di pressione sonora. Sfruttando al meglio la nostra amplificazione, questo non è poco, no? Noi avremo, cioè, se prima arrivavamo a 5, adesso possiamo arrivare anche a 7, no? Sto facendo un esempio banale. La cosa però è complessa. È molto più semplice trattare un piccolo ambiente, e più l'ambiente è grande, più sarà complicato. Quando si parla di spazi enormi, il più delle volte sarà necessario intervenire con le strumentazioni che ci potranno indirizzare correttamente. Allora, immaginate come suonerebbero quei sistemi rivolti agli stadi, alle discoteche, no? Lì sarà indispensabile. Non potremmo inventarci nulla. Fateci caso, è molto difficile ascoltare performance live di livello eccezionale. Più della metà dei concerti suoneranno malissimo. L'importanza primaria è dove siamo posizionati. Se siamo al centro e anche relativamente vicino al palco, non noteremo tante riflessioni. Mentre quelli che occuperanno zone laterali o decentrate saranno colpite da brutti e forti suoni. Perché vi ho detto che è una cosa molto complessa? Allora, intanto l'ambiente ne abbiamo parlato. L'argomento numero due è che tipo di impianto abbiamo? È un impianto di partenza equilibrato, dove ci si è dedicato del tempo per metterlo a punto? Poi l'utente, che tipo di generi musicali andrà ad ascoltare? E non per ultimo, quali sono i volumi di ascolto che preferisce ognuno di noi? Ci sono audiofili che ascoltano a 5 watt. Altri molto più equilibrati fanno ascolti con volumi normali, altri usano il loro impianto anche in maniera esagerata. Vedete che non è facile. Guardate il trattamento che ho fatto per il mio sistema. Io ascolto a tutte le pressioni sonore. Mi piace ascoltare e godermi un trio jazz, una piccola orchestra, poi però desidero ascoltare U2, Pink Floyd, Led Zeppelin, lì cambia completamente tutto. Questo è il punto focale. Non si tratta di fare Roma e la Lazio, il pianto mio è meglio del tuo perché io l'ho pagato. No, non, questi discorsi, cioè, sono vecchi, questi sono vecchi discorsi. Volendo abusare, come in questo caso, no? Come nel mio caso, avrò bisogno di un sistema che mi possa permettere di arrivare a certe pressioni sonore. Va di pari passo il trattamento ambientale. Due sub da 46, due woofer da 38 centimetri necessitano di un trattamento ben più strutturato di un sistema più piccolo. Tanta pressione sonora, tanto trattamento. Se noi ascoltiamo prevalentemente certi generi di musica, non ci servirà tanta attenzione alla collocazione di tanta pannellatura, no? Fonoassorbente. Certo. Lo voglio dire perché altrimenti qualcuno mi attacca anche con un trattamento pesante. Noi,
dobbiamo avere sempre le giuste e corrette riflessioni, non possiamo far diventare una camera anecoica il nostro ambiente, questo è chiaro. Dico questo perché ogni tanto a qualcuno gli parte l'embolo. Tale Luca Basile mi ha risposto molto nervosamente dicendomi: ma falla finire un impianto da giostraio. Sì, questo è sicuro che è lo stesso che mi rispose alla stessa maniera quando pubblicai un video sulla mostra Allende di Roma. Mi dice: l'Allende è il riferimento, è la Ferrari, tu hai una Panda. Allora, intanto presentaci il tuo impianto, ma visto che sistematicamente cancelli dopo poche ore i messaggi, mi sa che hai capito che non è aria, insomma, no? Io penso che chi si rivolge con queste argomentazioni ha una preparazione elementare o pregiudizievole. Signor Basile, se volessimo affrontare percorsi imperbi e ripidi sentieri, sono certissimo che lei con la sua Ferrari si ritroverebbe impantanato, circondato da animali, mentre con la mia piccola Panda mi fermerei solo per fare uno spuntino nel bosco. Allora, scherzi a parte, riprendendo il discorso di quanto possiamo abusare nel nostro ambiente, pensate ad un contenitore di 2 litri, noi ce ne mettiamo 3. La stessa cosa capita quando noi, con l'utilizzo esagerato del volume, andiamo a saturare la nostra stanza. Se fino a poco prima, con volumi corretti, le riflessioni erano corrette ed accettabili, dopo saranno 1000 volte superiori, così da ricreare distorsione e una grande fatica di ascolto. Ogni genere di musica va ascoltato in una maniera corretta. Noi non possiamo sentire jazz come se stessimo ascoltando la disco house. Usare con parsimonia la manopola del volume. La musica classica, per esempio, necessita di 2 tipi di impianti, e vado a precisare. Se parliamo di quelle persone che ascoltano come se fossero alla Scala di Milano, per intenderci, avendo quel tipo di impatto, cioè dal silenzio di un passaggio all'esplosione dei timpani, servirà l'aiuto di grandi diffusori e amplificazioni, mentre l'utente che non desidera questo tipo di impatto farà una scelta iniziando dai diffusori di dimensioni inferiori, ascolterà l'esplosione dei timpani con un'amplificazione a trio di 300B senza perdere informazioni. La botta che percepirà sarà diversa, colpirà meno se si sta parlando di onda sonora, ma la scena non sarà priva di dettagli. Christian giustamente mi ha chiesto di parlare in maniera più approfondita di questo fenomeno. Avevo già accennato nei video precedenti alcune di queste cose. Credo che oggi, seppur a livello bignami, ho cercato di comunicarvi il mio pensiero, mirato all'uso del volume durante una seduta di ascolto. Un saluto a tutti.